Questa scuola è stata ristrutturata, è stata attribuita a Buchner, c'è il murales di Iorit, ci sono due nuovi indirizzi, il liceo musicale e il liceo artistico. C'è una congiuntura favorevole e sembra veramente che le cose stiano cambiando. E il fatto che comunque sia una scuola oggi di personalità. Pensavo che i ragazzi possono dire oggi ci vediamo sotto il murales di Iorit. Ed è una cosa molto bella dal mio punto di vista, figa. Anche vedere gli studenti così carini, così attenti, è stata veramente una manifestazione importante, per me una grande gioia. Noi come comunità ischitana siamo grati a Iorit per questa bella opera che ha realizzato qui presso il liceo Buchner, un'opera che ha dei tratti artistici eccezionali perché provenienti da una mano sapiente quale quella dell'artista stesso, ma anche il significato e soprattutto il significato sociale, di giustizia sociale che permane e viene diciamo emanato da questa opera è importantissima, ed è bello che il nostro territorio, la nostra isola, possa far vanto di questo murale alle nostre spalle. Penso che sarà una meta sia dei turisti sia di tanti ischitani che verranno a gioire guardando appunto questa santa, che chiaramente l'opera è intitolata Santa. A noi piace in qualche maniera rinvenire nel murales quella che è la storia di Santa Restituta, la nostra santa patrona, ma il messaggio diciamo di integrazione, di accoglienza, di giustizia sociale è un messaggio molto forte e bello di cui possiamo far vanto. Secondo me un'immagine più bella di questa non poteva essere fuori una scuola, soprattutto l'immagine di una donna, la forza delle donne, l'autodeterminazione dei popoli, l'inclusione, l'integrazione, la pace, l'amore, l'accoglienza, e c'è tutto. E io sono molto contenta del risultato. Ringrazio veramente Iorit che ha dato uno spettacolo, lui è diventato proprio la star della scuola e ci ha dato la possibilità di vedere come nasce quest'opera giorno per giorno, veramente pennellata per pennellata, spruzzo per spruzzo. È stata una cosa bellissima, i ragazzi erano entusiasti e bello, sono contenta. Sono molto contento, è una grandissima accoglienza, cioè è bello quando poi alla fine c'è questa partecipazione. La cosa più bella è vedere che non è soltanto un'opera pittorica, ma è qualcosa di più, qualcosa che coinvolge le persone, che crea comunque un motivo per discutere, anche per dibattere, per farsi delle domande. Questa diciamo, secondo me, è la vera funzione che dovrebbe essere quella dell'arte. È un progetto che è ancora in fase d'opera, che coinvolge 19 scuole della Campania. Ci sono oltre due classi coinvolte che hanno dipinto con gli operatori esperti nel settore della street art, quindi è qualcosa di più ampio, che è quello proprio appunto di coinvolgere i ragazzi in questa nuova forma di espressione artistica.